Buonasera a tutti, iniziamo oggi con l'introduzione ai concorsi pubblici. Io sono il dottor De Felice Andrea e non c'è l'avvocato Savarese per motivi e quindi introduco e poi chiudiamo con la lezione di informatica. Ok, facciamo quindi aspettiamo che si colleghi, vediamo se mi sentite o mi vedete. Giusto un paio di minuti per l'input lag. Se mi riuscite a sentire e a vedere, vedo già che si stanno iniziando a collegare le prime persone. Ripeto ancora, l'avvocato Savarese non c'è, quindi io sostituisco per il momento nella parte quella là dedicata all'introduzione dei concorsi pubblici e poi facciamo anche la lezione di informatica. Già iniziamo, quali sono gli argomenti? Abbiamo io per quanto riguarda la parte dedicata all'informatica, mentre la mia collega, la dottoressa Esposito, per diritto civile e diritto penale. Vi chiedo cortesemente se mi leggete, cioè mi riuscite a sentire o altro. Ok, buon pomeriggio Giovanna. Ok, allora iniziamo, quindi aspettiamo giusto un paio di minuti, facciamo questa introduzione. Oggi andiamo proprio in maniera concisa a vedere quali sono. Ok, va benissimo, grazie Giovanna. A vedere quali sono i concorsi attivi, quindi gli ultimi bandi in scadenza e quelli che dovranno venire. Iniziamo con quelli che hanno proprio una scadenza a pochi giorni, cioè che scadono lunedì 12 e quindi per presentare la domanda dovete farla domenica, quindi domani a mezzanotte, e sono due concorsi regionali. Il concorso alla regione d'Abruzzo 8 ingegneri civili a tempo indeterminato e il concorso regione Friuli Venezia Giulia i 62 amministrativi. Entrambi richiedono il diploma. Quindi, come ricordiamo, questi scadono il 12 dicembre, lunedì, e avete tempo fino a domenica a mezzanotte, o anzi alle ore 23:59 per essere più precisi. Poi abbiamo un concorso, stiamo andando quindi in maniera cronologica, quindi a quelli che scadono prima, abbiamo il concorso in aeronautica militare, ossia 68 sottotenenti. Che scade 19, quindi l'altro lunedì di 19 dicembre del 2022 e successivamente abbiamo il famoso concorso che ha preannunciato anche l'avvocato Savarese, ossia quello della Corte dei Conti, che scade il 20 dicembre e sono 60 amministrativi in questo caso. Per quanto riguarda il 21, quindi passiamo al mercoledì, abbiamo il concorso Banca d'Italia. Questo vale solo ed esclusivamente per i laureati, la cui sede è a Roma, quindi questo concorso si terrà a Roma e scade il 21 dicembre. Ricordiamo, sono ben il concorso Banca d'Italia, solo per laureati. Poi abbiamo un altro concorso militare, ossia quello Arsenale di Taranto, per 315 posti che scade il 22, quindi il giovedì di dicembre. Abbiamo un ulteriore concorso ai comuni, quindi quello di Milano, il comune di Milano, con 25 collaboratori amministrativi che richiede sia il diploma che la qualifica professionale. Poi abbiamo il concorso per 45 medici in polizia che sono in possesso di laurea in medicina e in chirurgia, scade sempre il 22 dicembre. E infine abbiamo il 27 un concorso militare, ossia quello dei 45 allievi ufficiali di aeronautica militare, di cui 15 sono piloti ufficiali, allievi ufficiali, e 30 sono allievi ufficiali in ferma e scade il 27. E infine l'ultimo concorso in scadenza il 29 dicembre, quindi alle porte del nuovo anno, per 133 posti, categoria D del concorso Regione Calabria. Quindi per coloro che ora si sono connessi, ricapitolando, i concorsi in scadenza sono due concorsi di natura regionale,
ossia il concorso d'Abruzzo e Friuli Venezia Giulia per diplomati, che scadono il 12 dicembre del 2022, poi abbiamo il concorso militare, quello dei 68 sottotenenti, il 19, la Corte dei Conti, che scade il 20, per 60 amministrativi, la Banca d'Italia per i laureati il 21 e così via. Poi per qualunque informazione, qualsiasi dubbio, basta lasciare un like, soprattutto alla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2022, oppure alla nostra pagina Instagram, al nostro sito web Centro Studi Piero Calamandrei e anche alla nostra pagina YouTube. Quindi per qualsiasi informazione basta anche mandare un feedback e iscriversi. Poi ci sono quelli che sono i concorsi in uscita, quindi per il prossimo anno. Abbiamo il concorso DSGA, quello del 2022, che dovrebbe uscire a fine anno, quindi a dicembre. Poi abbiamo il concorso al Ministero della Giustizia, che dovrebbe uscire sempre assieme a quello del DSGA, il bando, tra il 2022 e il 2023. E stessa cosa, abbiamo il concorso del Ministero della Cultura con 6.300 assunzioni. Per quanto riguarda i concorsi che iniziano nel nuovo anno, sono il concorso al Comune di Messina per 500 assunzioni, che dovrebbe passare a fine dicembre, inizio gennaio, ma più verso gennaio, e il concorso delle Agenzie delle Entrate per 1.600 funzionari, che il bando dovrebbe uscire entro giugno, nel 2023 si parla. Per quanto riguarda noi campani, quindi per noi napoletani, ma anche per chi è di Salerno, di Avellino, c'è il maxi concorso della Regione Campania 2023, bando per 5.000 giovani. Sì, anche quello per l'ufficio del processo, esatto, che è sempre in quel ambito, Giovanna. Per quanto riguarda poi, stavamo dicendo, il concorso Regione Campania per ben 5.000 giovani, dovrebbe uscire il bando entro il 2023, quindi a breve, agli inizi proprio. Quindi, essendo questi i concorsi, noi, la scuola, possiamo dare anche una preparazione anche all'uscita, come dice sempre l'avvocato Savarese, cioè noi vi prepariamo proprio per questo. E ricordatevi le nostre pagine, i nostri canali social, quindi la pagina Facebook, Corsi di Formazione Giuridica 2022, la pagina Instagram Centro Studi Piero Calamandrei, abbiamo poi il canale YouTube, quello Centro Studi Piero Calamandrei, e anche il nostro sito. Per qualsiasi informazione basta anche chiedere, anche alla nostra email Centro Studi Piero Calamandrei @gmail.com. Quindi, ricapitolando, i concorsi in uscita sono quello del DSGA del 2022, il concorso del Ministero della Giustizia 2022-23, quello della Cultura per 6.300 assunzioni, e questi dovrebbero uscire quindi proprio fra poco, tra dicembre e inizio gennaio. Quelli che poi usciranno nel 2023 sono quello per Messina per 500 assunzioni, il corso dell'Agenzia delle Entrate, che il bando dovrà uscire entro il giugno del 2023, e poi quello della Regione Campania per 5.000 giovani, oltre a quello dell'ufficio di processo. Quindi, ricapitolando, questi sono i concorsi in uscita. Quelli che hanno ben per chi si è collegato da poco, il bando in scadenza, sono quelli della Regione d'Abruzzo, del Friuli Venezia Giulia, che, ripetiamo, scadono proprio lunedì 12 dicembre, quindi scadenza entro domenica alle 23.59, poi per settimana prossima, quindi per il 19, abbiamo quello dell'aeronautica militare per 68 sottotenenti, abbiamo poi quello della Corte dei Conti, la cui scadenza è il martedì, quindi 20 dicembre del 2022, per 60 amministrativi, la Banca d'Italia, che riguarda i laureati, ed è a sede a Roma il 21 dicembre del 2022, e per esempio un altro concorso di natura militare, quello là dell'Arsenale di Taranto per 315 posti, il 22 dicembre,
Stessa cosa vale per il concorso al Comune di Milano, 25 collaboratori amministrativi e per 45 medici per la polizia. Quindi, come dice l'avvocato Savarese, ci sono ben vari concorsi in vari ambiti. Ora, se avete domande potete farle. Per quanto riguarda invece le elezioni odierne, abbiamo la dottoressa Esposito che ci illustrerà diritto civile e diritto penale e io che invece parlerò di informatica. In particolar modo il mio tema riguarderà hardware e software. Quindi diamo tempo e spazio alle domande se ci sono, se no possiamo già iniziare. Ok, non vedo domande, quindi non mi dilungo troppo. Passo la parola alla mia dolcissima e bravissima collega, la dottoressa Esposito, per quanto riguarda due importanti materie. Ascoltatela, che è brava e validissima, e noi ci aggiorniamo poi per la conclusione in informatica. A più tardi. Buonasera a tutti, io sono la dottoressa Consiglia Esposito, docente di diritto del Centro Studi Piero Calamandrei. Oggi, come prima materia, affronteremo appunto diritto civile con un argomento: i beni e i diritti reali. Teniamo qualche minuto, così diamo la possibilità di. Un attimo solo, ok. Allora, come sempre, noi iniziamo con due domande aperte e due domande invece che sono multiple, quindi parliamo di quiz. La prima domanda per quanto riguarda diritto civile, quindi beni e diritti reali, sono, un attimo soltanto che faccio pubblicare anche le domande, attendiamo solo un attimino. Ok, sono state pubblicate anche le domande. Allora, la prima domanda aperta è questa. Quali sono le caratteristiche dei diritti reali? Ovviamente, prima di entrare nel merito delle caratteristiche, iniziamo a vedere cosa sono in realtà i diritti reali. I diritti reali sono diritti assoluti a contenuto patrimoniale, che attribuiscono quindi al titolare un potere immediato sulla cosa che ne è oggetto. I diritti reali, come la domanda appunto diceva, chiedeva, hanno delle caratteristiche. Quali sono le caratteristiche? Allora, in primis, la caratteristica dei diritti reali è proprio la patrimonialità, perché il loro oggetto è un bene economicamente valutabile. La seconda caratteristica è l'assolutezza, perché possono farsi valere nei confronti di chiunque ed essi attribuiscono al titolare infatti la pretesa che anche gli altri si astengano dal violare la sua posizione giuridica. Un'altra caratteristica è l'immediatezza, perché il titolare realizza il proprio interesse mediante la diretta utilizzazione della cosa, senza bisogno dell'altrui collaborazione. Quindi, a fronte dell'interesse del titolare, cui corrispondono poteri e facoltà di godimento, è sufficiente che i consociati si astengano da turbative o molestie, limitandosi quindi ad un generico comportamento negativo. Abbiamo poi inoltre un'altra caratteristica dei diritti reali, che è quella dell'inerenza alla cosa. Questo è un carattere che esprime quella particolare relazione che intercorre tra il diritto e il bene, quindi relazione che si traduce ovviamente nella possibilità di opporre il diritto stesso erga omnes, quindi nonché nella facoltà attribuita al titolare di escludere altri dal godimento del bene. Abbiamo poi un'altra caratteristica che è quella dell'elasticità,
L'elasticità fa riferimento all'idoneità del diritto ad espandersi su tutta la cosa, quando essa si accresca o vengano meno altrui diritti gravanti su di essa. In questo caso, appunto, si pensi a un titolare di diritto di proprietà che al momento della morte dell'usufruttuario vedrà comunque riespandersi il proprio diritto originariamente comunque compresso. Ancora un'altra caratteristica dei diritti reali è la tipicità, in quanto sono espressamente previsti dalla legge e non è consentito ai privati di crearne dei nuovi. Infatti, ai privati è consentito soltanto di modificarne il contenuto. Parliamo sempre dei diritti reali e facciamo un accenno anche alle sottocategorie dei diritti reali, perché la categoria dei diritti reali si ripartisce in due grandi sottocategorie. Si parla infatti di jus in rea propria, quando il diritto riguarda una cosa propria, parliamo di jus in rea aliena, allorquando il diritto reale gravi su beni di proprietà altrui. Per tale via destinato quindi a coesistere, comprimendolo con il diritto del proprietario. In quest'ultima categoria, infatti, definita anche dei diritti reali limitati, rientrano i diritti reali di godimento, i quali attribuiscono al loro titolare il diritto di farsi assegnare, con prelazione rispetto agli altri creditori, il ricavato dell'eventuale alienazione forzata dei beni, per l'ipotesi del mancato adempimento dell'obbligo ovviamente garantito. Questa era la nostra prima domanda per quanto riguarda i diritti reali, quindi abbiamo spiegato cosa sono e quali sono le caratteristiche. Sintetizzando, quali sono le caratteristiche? Sono la patrimonialità, l'assolutezza, l'immediatezza, l'inerenza alla cosa, poi abbiamo l'elasticità e la tipicità. Andiamo ora, lascio prima un po' di spazio per poter fare delle domande, altrimenti poi continuiamo con la nostra seconda domanda aperta e ci dilunghiamo poi per quanto riguarda quelli che sono i nostri quiz, quindi tendiamo qualche minuto e poi andiamo avanti. Ok, non vedo domande, continuiamo con sempre le domande aperte. La seconda domanda è come si acquista la proprietà? Allora, ovviamente prima di spiegare come si acquista la proprietà, definiamo un attimo i modi di acquisto, perché i modi di acquisto si definiscono modi d'acquisto della proprietà tutti gli atti e i fatti giuridici che hanno per effetto l'acquisto di tale diritto. Si distinguono in due modi, perché abbiamo modi di acquisto a titolo originario, e quindi in tal caso il diritto non viene trasmesso da un titolare ad un altro, ma nasce nel patrimonio di un soggetto in maniera autonoma. E poi abbiamo i modi di acquisto a titolo derivato, parliamo di contratti e successione a causa di morte. In questo caso invece vi è un trasferimento del diritto da una persona, quindi vecchio proprietario, ad un altro nuovo proprietario. Quindi trattasi di un'ipotesi di successione nello stesso diritto. Di conseguenza, il diritto stesso si trasferisce con i medesimi caratteri che aveva in capo al precedente titolare, poiché nessuno può trasferire una posizione più ampia di quello che egli stesso abbia. Costituiscono modi di acquisto a titolo originario della proprietà, facciamo riferimento all'articolo 923 seguente del codice civile. Andiamo a vedere quali sono i modi di acquisto a titolo originario. Parliamo in primis dell'occupazione. Che cos'è l'occupazione? L'occupazione è la presa in possesso delle cose mobili che non sono di proprietà di alcuno,
o di quelle che non sono mai state di proprietà di alcuno, o delle cose abbandonate. Necessarie a fini dell'occupazione sono l'impossessamento del bene e l'intenzione di farlo proprio. Un altro modo di acquisto a titolo originario è l'invenzione. Si tratta del ritrovamento di una cosa mobile smarrita dal proprietario. In questo caso, in caso di ritrovamento, la cosa stessa deve essere consegnata al proprietario o, se questo è ignoto, al sindaco del luogo ove è stata rinvenuta. Se dopo un anno dalla consegna della cosa il proprietario non si è presentato a ritirarla, il diritto di proprietà su di essa spetta al ritrovatore. Se il proprietario si presenta, deve al ritrovatore un premio che è pari al 10% del valore della cosa ritrovata, della cosa stessa. Una forma particolare di invenzione può essere evidenziata con riguardo al tesoro, definito come qualunque cosa mobile di pregio nascosta o sotterrata di cui nessuno può provare ovviamente di essere proprietario. Facciamo riferimento all'articolo 932 del Codice Civile. Esso appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se rinvenuto da costui, per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore, se viene invece ritrovato per caso nel fondo altrui. Parliamo ora di un altro modo di acquisto a titolo originario, che è quello della cessione. È un modo di acquisto della proprietà che si verifica quando due cose entrano in un rapporto tra di loro ed una di esse, essendo prevalente, attrae l'altra a sé, così che il tutto diventa di proprietà del titolare della cosa principale. Quindi la cessione, in senso stretto, si verifica tra una cosa mobile e una cosa immobile. È l'ipotesi prevista dall'articolo 934 del Codice Civile, in base al quale il proprietario di un suolo acquista a titolo originario la proprietà di qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo stesso. Andiamo ancora avanti con un altro modo di acquisto a titolo originario, che è quello dell'usucapione. L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che si verifica quando si possiede una cosa in modo continuato, ininterrotto e pacifico, per un certo periodo di tempo determinato dalla legge. Questi sono i modi, come abbiamo detto, di acquisto a titolo originario. Abbiamo fatto la differenza, abbiamo parlato di modi di acquisto a titolo originario, i modi di acquisto invece quelli che sono a titolo derivato. Se non ci sono, attendiamo sempre qualche minuto per dare la possibilità di rispondere a qualche domanda, altrimenti poi andiamo avanti con i nostri quiz. Benissimo, Giovanna, sono felice che sia chiaro, grazie. Allora, andiamo avanti, così iniziamo con i nostri quiz di diritto civile. Ragazzi, fate sempre attenzione ai quiz, perché, come ho detto anche l'altra volta, c'è sempre una risposta non corretta, ma simile a quella giusta. Quindi fate attenzione che anche una virgola, un verbo che può sembrare quello giusto, vi può indurre invece a appunto scegliere la risposta sbagliata. Ora iniziamo con i quiz. Il primo quiz, che è questo: per cosa agisce il proprietario con l'azione negatoria? Lettera A, per rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene. Lettera B, per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa,
quando ha motivo di temere pregiudizio. Lettera C, per regolamentare una servitù di passaggio. Lettera D, per far dichiarare l'esistenza di una servitù contro chi ne contesta l'esercizio. Ragazzi, la risposta esatta è proprio alla lettera B. L'azione negatoria, appunto, il proprietario agisce con l'azione negatoria per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temere pregiudizio. Prima di andare avanti è opportuno però dare una spiegazione a questa risposta. Andiamo a vedere perché dobbiamo capire che cos'è questa azione negatoria e da cosa nasce, perché parliamo a questo punto delle azioni a tutela della proprietà. La tutela che la legge accorda alla proprietà si esprime anche nella possibilità di agire in giudizio con alcune azioni. Queste azioni sono dette azioni proibitorie, volte a reagire alla violazione del diritto. Tali azioni hanno natura reale, quindi attribuiscono, cioè, una tutela oggettiva in forma specifica del diritto sulla base del solo fatto della violazione e a prescindere dagli estremi della colpa e del danno effettivo. Alle azioni reali spesso si aggiunge anche l'azione personalmente ad oggetto il risarcimento del danno. Andiamo a vedere nello specifico quali sono queste azioni petitorie. Ne abbiamo vista una che è appunto nel nostro quiz, che è quella negatoria. Andiamo ora a vederne altre. Abbiamo l'azione di rivendicazione. Si tratta in questo caso della più importante azione, che è contemplata dall'articolo 948 del Codice Civile, il quale appunto stabilisce che il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possieda o la detenga e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa altrui. L'azione di rivendicazione, dobbiamo dire che è un'azione imprescrittibile ed è finalizzata quindi ad ottenere dal giudice un provvedimento che non si limiti ad accettare la titolarità della proprietà, ma che determini anche la restituzione della cosa al suo legittimato legittimo proprietario. Legittimato attivamente quindi è il proprietario della cosa, il quale è tenuto a provare però il proprio diritto di proprietà. Un'altra azione, ora la spieghiamo meglio, è appunto l'azione negatoria, che con tale azione il proprietario agisce in giudizio per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altre persone sulla cosa. In altre parole, quindi, il proprietario della cosa chiede l'intervento del giudice nel momento in cui altre persone pretendono di affermare i propri diritti sulla cosa stessa. Facciamo un esempio, che quello si pensi al caso di chi pretenda di avere un diritto di usufrutto sul bene del proprietario. Se poi le pretese da parte di terze persone producono turbative o molestie al proprietario, questi può chiedere anche che se ne ordini la cessazione e la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 949 del Codice Civile. L'azione negatoria, come quella di rivendicazione, è imprescrivibile. Colui che agisce con l'azione negatoria è tenuto soltanto a provare l'esistenza del suo diritto di proprietà e non anche l'inesistenza del diritto mandato dal terzo, poiché la proprietà è un diritto esclusivo. Infatti, la prova dell'esistenza di un diritto limitativo della proprietà grava sulla controparte. La prova della proprietà, in questo caso, deve essere meno rigorosa che nella rivendicazione, quindi è sufficiente che l'attore dimostri di possedere il bene in virtù di un valido titolo di acquisto. Abbiamo poi l'azione di regolamento di confini,
Quando quindi parliamo del confine tra due fondi è incerto. Ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso in considerazione del fatto che la sostanziale simmetria delle posizioni dei due proprietari rende quindi inapplicabili le regole sull'onere della prova. In mancanza di altri elementi, cosa succede? Che il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali, e questo ai sensi dell'articolo 950 del Codice Civile. Oggetto del contendere in questo caso non è né la titolarità del diritto né il relativo contenuto, bensì il suo oggetto e in particolare l'estensione materiale del fondo. Ultima azione è quella, l'azione di opposizione di termini. Tale azione presuppone che il confine sia certo e tende a far apporre a spese comuni i segnali di confine, parliamo quindi di staccionate, limiti, siepi, quando quindi manchino o siano diventati riconoscibili confini, e questo ai sensi dell'articolo 951 del Codice Civile. Teniamo sempre qualche minuto, nonostante siano dei quiz, io ritengo opportuno che si vada appunto ad entrare nel merito della materia, nel merito della domanda, perché per quanto riguarda diritto civile, ma anche diritto penale, c'è bisogno di uno studio approfondito su queste materie. Attendiamo qualche minuto. Se ci sono domande, altrimenti facciamo l'ultimo quiz di diritto civile e poi passiamo a diritto penale. Ok, non vedo domande, quindi presuppongo che sia tutto chiaro. Andiamo avanti. Allora, l'ultimo nostro quiz, l'ultima domanda, in questo caso un quiz, è questa. Qual è il limite di durata dell'usufrutto costituito dal proprietario in favore di una persona fisica? Lettera A, 30 anni. Lettera B, la vita del nudo proprietario. Lettera C, la vita dell'usufruttuario. Lettera D, 10 anni. La risposta esatta è alla lettera C, la vita dell'usufruttuario. Prima ovviamente cerchiamo di capire che cos'è l'usufrutto e diamo una spiegazione alla nostra risposta. Perché parliamo di usufrutto? Quando parliamo di usufrutto ovviamente dobbiamo fare riferimento a quelli che sono i diritti reali limitati. Perché accanto al diritto di proprietà si pongono appunto i diritti reali limitati o i diritti reali su cosa altrui, i cosiddetti diritti reali parziali o minori, i quali presuppongono una scissione di facoltà nell'ambito del diritto di proprietà, nel senso che alcune di esse vengono compresse con il consenso ovviamente del proprietario, affinché possano essere esercitate da un terzo, titolare appunto del diritto reale su cosa altrui. In pratica cosa succede? Che il diritto di proprietà subisce una compressione per effetto della costituzione di un diritto reale limitato di godimento e riacquista automaticamente la propria pienezza nel momento stesso in cui il diritto reale su cosa altrui si estingue. I diritti reali parziali presentano le caratteristiche proprie di tutti i diritti reali, quali abbiamo detto prima, la tipicità, la patrimonialità, l'assolutezza, l'immediatezza. A differenza però del diritto di proprietà, che è perpetuo, i diritti reali minori possono essere perpetui a tempo determinato. Essi, diversamente ancora dal diritto di proprietà, quello che dobbiamo dire, si estinguono per non uso protratto per 20 anni.
Sono diritti reali su cosa altrui il diritto di usufrutto, che appunto riguarda il nostro quiz, i diritti di uso e di abitazione, il diritto di superficie, il diritto di enfiteusi e il diritto di servitù. Andiamo nello specifico della nostra domanda e quindi nel nostro argomento che è l'usufrutto. Facciamo riferimento all'articolo 981 del Codice Civile, perché ai sensi dell'articolo 981 del Codice Civile, l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa altrui, traendone ogni utilità che questa può dare, con l'obbligo però di rispettare la destinazione economica. Quindi il proprietario del bene gravato da usufrutto è definito nudo proprietario. Il titolare del diritto di usufrutto è invece definito usufruttuario. L'usufrutto però è caratterizzato dalla necessaria temporaneità. Infatti la sua durata, e ora ci colleghiamo alla nostra domanda, non può eccedere in nessun caso la vita dell'usufruttuario, se si tratta di persona fisica. E invece i 30 anni se si tratta di persona giuridica. La temporaneità è finalizzata ad evitare quindi che la restrizione che subisce il nudo proprietario per la privazione della facoltà di godimento della cosa svuoti il contenuto di diritto di proprietà. Allora, vediamo un attimino. Giovanna dice, io non ho capito una cosa, supponiamo che Tizio e Caio, un attimo soltanto, non si legge la domanda, la vedo da qua un attimo solo. Allora, supponiamo che Tizio e Caio hanno l'usufrutto sulla stessa casa, Tizio contrae debiti sul... Allora, leggiamola così tutti capiscono la domanda. Allora, Giovanna ci dice: io non ho capito una cosa. Supponiamo che Tizio e Caio hanno l'usufrutto sulla stessa casa. Tizio contrae debiti solo Tizio contrae debiti. In questo caso, in caso di pignoramento, verrà pignorato anche l'usufrutto di Caio. Allora, in primis bisogna chiarire chi è Tizio e chi è Caio, perché come abbiamo specificato, facciamo riferimento, ovviamente, abbiamo detto chi è il nudo proprietario. Il nudo proprietario, appunto, è proprietario del bene gravato da usufrutto. Chi è invece l'usufruttuario è il titolare del diritto di usufrutto. Facciamo però distinzione tra quella che perciò io ho specificato una cosa e ho detto. Il diritto di proprietà si differisce dal diritto, dai diritti reali limitati o dei diritti reali su cosa altrui. Per quanto riguarda in questo caso il pignoramento, mi fai riferimento al pignoramento fatto sulla cosa usufruita appunto dall'usufruttuario. Ovviamente, come vi dicevo all'inizio, entrare nel merito della materia. Ecco perché noi vi consigliamo di entrambi usufruttuari, mi dicevi. Ok, non leggo più i commenti, un attimo soltanto. Ok, sono entrambi usufruttuari della stessa cosa. Mi fai rivedere un attimo la domanda? Sì, è perfetto. Sì, esattamente, perché se mi consideri sulla stessa cosa e quella cosa è stato il mio pignoramento, sì, ok. Allora, sì, Giovanna, ho capito ora la domanda, che è tutto diverso rispetto a quello che leggevo prima. Se sono entrambi usufruttuari della stessa cosa e su quella cosa appunto c'è un pignoramento, in questo caso ovviamente varrà per entrambi gli usufruttuari.
come appunto dicevo prima, per ulteriori spiegazioni, per entrare nel merito della materia, noi vi consigliamo di iniziare sin da ora a iscrivervi ai vari corsi, in modo tale voi siete preparati ancora prima che ci sia appunto il bando del concorso nello specifico a cui interessa a voi lo studio della materia di diritto civile e di diritto penale. Continuando ora, se è chiaro Giovanna, così magari se abbiamo cercato di dare un... Volevo solamente fare l'ultimo accenno per quanto riguarda l'usufrutto, che è quello appunto come può essere costituito l'usufrutto. L'usufrutto può essere costituito per legge, per contratto, per testamento. Ok, va bene Giovanna. Come dicevo, quindi per legge, per contratto, per testamento, per usucapione, per provvedimento del giudice, però dobbiamo dire una cosa, all'usufruttuario spettano dei diritti, perché abbiamo il diritto di ottenere il possesso della cosa nello stesso stato in cui appunto si trova, il diritto di fare suoi i frutti della cosa per tutta la durata dell'usufrutto e il diritto di cedere il proprio diritto di usufrutto per un certo tempo per tutta la sua durata, nonché quindi il potere di concedere l'ipoteca sull'usufrutto stesso. Abbiamo poi il diritto di concedere in locazione le cose che formano oggetto del suo diritto e il diritto ad un'indennità per miglioramenti e le addizioni apportate al bene. A carico dell'usufruttuario ovviamente gravano anche una serie di obblighi, in particolare prima di prendere possesso della cosa egli ha l'obbligo di compiere quelle che sono a sue spese l'inventario e l'obbligo di prestare idonea garanzia, quindi fatti salvi i casi in cui ne sia dispensato. Questo è quello che appunto riguarda l'usufrutto e la nostra ultima domanda, il nostro ultimo quiz di diritto civile. Teniamo sempre qualche minuto per poi passare a diritto penale. Teniamo qualche minuto. Ok, sono state caricate anche le domande di diritto penale. Andiamo sempre qualche minuto, così poi passiamo al nostro argomento di diritto penale. Lo anticipo, l'argomento di diritto penale sono i principi del diritto penale. Ok, non vedo domande. Iniziamo con la nostra prima domanda aperta, che è questa. Quali sono i principi del diritto penale? Iniziamo ora a definire diritto penale. Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche che, prevedendo fatti costituenti reato, ne proibisce la commissione, minacciando al trasgressore una sanzione penale, che mira quindi a tutelare i beni giuridici fatti oggetto di protezione da parte del legislatore. Prescindendo ovviamente dalla loro natura, sia essa pubblica o privata. Ora entriamo nel merito di quelli che sono i principi del diritto penale. Dobbiamo distinguere quelli che sono i principi cardine e i principi invece garantistici del diritto penale. Quali sono i principi cardine del diritto penale? Sono la materialità. Perché per parlare di reato è necessario porre in essere un comportamento fisicamente tangibile, non rilevando il mero atteggiamento interiore dell'individuo. Un altro principio è quello dell'offensività. Il fatto commesso deve essere tale da recare effettivamente un'offesa, lesione o messa in pericolo al bene tutelato. Un altro principio è quello della soggettività o colpevolezza.
Il reato sussiste quando la condotta è riconducibile all'autore, sia sotto il profilo causale, quindi in questo caso parliamo di elemento oggettivo del reato, sia dal punto di vista psicologico, e quindi parliamo di elemento soggettivo del reato, e solo se ricorrono entrambi gli elementi è possibile muovere un rimprovero al soggetto agente e conseguentemente punirlo. Abbiamo poi un altro principio cardine, che è quello della sussidiarietà. Il diritto penale deve trovare applicazione solo quando gli altri strumenti giuridici risultino ovviamente inadeguati a tutelare il bene protetto dall'ordinamento giuridico. Abbiamo poi il principio, un altro principio cardine, che è quello della frammentarietà, perché il legislatore punisce solo alcune condotte aggressive del bene protetto e occorre dunque che tali condotte siano adeguatamente descritte e determinate. Abbiamo poi l'ultimo principio cardine, che è l'autonomia, perché il diritto penale è autonomo rispetto agli altri rami del diritto. Oltre ai principi cardine abbiamo i principi garantistici del diritto penale, che sono quattro. Abbiamo il principio di legalità, il principio di materialità, il principio di offensività, il principio di soggettività. Andiamo ora nello specifico a guardare uno dei principi fondamentali, che è quello appunto il principio di legalità. All'articolo 1 del codice penale, l'articolo 1 del codice penale recita: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite. Questa è la base del principio di legalità, disciplinato anche dall'articolo 199 del codice penale, in base al quale nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dai casi dalla legge stessa preveduti. Ritroviamo ancora il principio di legalità nell'articolo 25 della Costituzione, per cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Ancora, il fatto commesso, nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Ritroviamo il principio di legalità anche nell'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre del 1950, ratificata in Italia con la legge numero 848 del 1955, a termine del quale appunto dice che nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento appunto in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Quindi, altrimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Il nostro ordinamento quindi ha colto una concezione in senso formale del principio di legalità, per cui vige il divieto di punire qualsiasi fatto che al momento della sua commissione non sia espressamente previsto dalla legge come reato e con pene che non siano quelle stabilite dalla legge. Tale principio ovviamente dobbiamo dire si articola in quattro sottoprincipi che poi andremo a vedere con le altre nostre domande. Quali sono questi sottoprincipi? Abbiamo la riserva di legge, il principio di tassatività della norma penale, il principio di irretroattività della norma penale e il divieto di analogia in materia penale. Se non ci sono domande, aspettiamo sempre qualche minuto, poi andiamo avanti con l'altra domanda, che appunto andiamo a spiegare uno dei principi che abbiamo appena elencato, che è quello appunto dell'irretroattività. Entriamo più nello specifico del principio. Ok, vedo che non ci sono domande.
andiamo avanti con la nostra seconda domanda aperta, che è questa. Cosa prevede il principio di retroattività? Abbiamo appena detto che il principio di retroattività è uno dei sottoprincipi del principio di legalità. Ecco perché ci tenevo a specificare il principio di legalità prima di andare avanti. Il principio dell'irretroattività della norma penale trova il suo fondamento normativo nell'articolo 25,2 della Costituzione, ma anche nell'articolo 11 delle preleggi e nell'articolo 2 del comma 1 del codice penale. In base a tale principio, non è possibile considerare reati i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che ha appunto riconosciuto la qualità di illecito penale ad un determinato comportamento. Quindi, in particolare, facciamo riferimento all'articolo 11 delle preleggi, appunto, che ci dice che la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo. Analogamente, lo dice anche l'articolo 25,2 della Costituzione, che dispone appunto che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Ovviamente tale principio mira a salvaguardare la libertà personale dei consociati dagli abusi alle norme incriminatrici o dagli abusi del potere legislativo, venendo di rilievo quella che è la funzione general preventiva, ma anche special preventiva della pena. Essendo questa appunto la ragione, è chiaro che il principio vale solo rispetto alle norme incriminatrici o rispetto a quelle più sfavorevoli. Di fronte ad una nuova norma abrogativa o più favorevole rispetto a quelle precedenti, vige invece l'opposto principio, che è il principio della retroattività. Ovviamente dobbiamo dire che queste previsioni del principio di retroattività fanno riferimento a una doppia previsione, all'articolo 2 del codice penale, che contempla tre distinte ipotesi, perché abbiamo la prima ipotesi, che è quella delle nuove norme incriminatrici, che in questo caso, in tal caso, vale il principio di irretroattività, che abbiamo parlato all'inizio. Abbiamo poi la seconda ipotesi, che è quella dell'abolizione di una incriminazione precedente, e in tal caso vale il principio della retroattività, per cui nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato. Se vi è stata condanna, necessitano appunto l'esecuzione e gli effetti penali. E parliamo in questo caso di principio di non ultrattività della norma penale. La terza ipotesi è quella delle nuove disposizioni modificative, ovvero nuove disposizioni che continuano a considerare il fatto come reato, prevedendo per esso un diverso trattamento, quindi in tal caso per le modificazioni più sfavorevoli al reo vale il principio di irretroattività. Per quelle più favorevoli vale il principio di retroattività, salvo che sia appunto stata pronunciata sentenza irrevocabile e salva l'ipotesi contemplata dall'articolo 3, dal comma 3 dello stesso articolo, che parliamo appunto dell'articolo 2 del codice penale. Ritornando ora, l'ultimo accenno appunto a questo principio, ritorniamo al principio della retroattività della legge penale più favorevole, perché questo principio incontra due deroghe riguardanti quelle che sono le leggi penali temporanee e le leggi penali eccezionali. Con riguardo alle leggi temporanee, ovvero a quelle che per volontà del legislatore hanno una durata limitata nel tempo. Invece, quando vi parliamo delle leggi eccezionali, sono quelle emanate in presenza di situazioni anomale e la cui durata è strettamente correlata al perdurare di tali situazioni. Facciamo riferimento, ci colleghiamo a questo punto, all'articolo sempre 2, però comma 5 del codice penale, che dispone che relativamente a esse
non operano né il principio della legge più favorevole né il principio né quello della successione delle leggi penali nel tempo. In entrambi i casi, ovviamente, il divieto di retroattività della legge più favorevole risponde a una ragione che abbiamo appena descritto, che è quella appunto della situazione di queste leggi, appunto che sono leggi temporanee e leggi eccezionali che si riferiscono per quel determinato momento e per quella determinata situazione. Questo è quello che appunto riguarda la seconda domanda di diritto penale del principio di retroattività. Teniamo qualche minuto prima di andare avanti, che poi passiamo ora alle ultime due domande di diritto penale, che sono le domande multiple, quindi di quiz, e passerò poi la parola al mio collega per informatica, che vi illustrerà gli argomenti di informatica. Non vedo domande, continuiamo. Allora, continuiamo il nostro primo quiz. Quale di questi non rappresenta un sottoprincipio del principio di legalità? Li abbiamo elencati prima, ora vediamo quali sono le risposte. Lettera A, divieto di analogia. Lettera B, riserva di legge. Lettera C, tassatività. Lettera D, materialità. Ovviamente la risposta esatta è proprio alla lettera D, cioè materialità. Prima non siamo entrati nel merito della domanda, appunto dell'argomento, li abbiamo solo elencati, ora ne approfitto e quindi cerchiamo anche di sintetizziamo ovviamente quelli che sono questi principi, diamo solo un accenno. E ovviamente per completare il quiz e quindi per capire perché la materialità non è un sottoprincipio del principio di legalità. Allora, il principio di legalità in materia penale, come abbiamo detto prima, il principio in base al quale nessuno può essere punito se un fatto non è considerato reato da un'apposita legge, ed è un principio di garanzia per i cittadini, perché in tal modo tutti sono in grado di sapere quali fatti sono vietati e quali invece sono permessi. Si articola, come abbiamo detto prima, in quattro sottoprincipi, cioè abbiamo il principio della riserva di legge statale, che appunto il quale vincola ad un'espressa statuizione legislativa la previsione dei reati e delle sanzioni penali. Abbiamo poi il principio di tassatività della fattispecie penale, per cui il legislatore deve formulare le norme penali in maniera chiara e precisa, in modo che risulti appunto stabilito senza possibilità di errore o di equivoci ciò che è penalmente illecito e ciò che invece è penalmente irrilevante. Abbiamo poi quello che abbiamo parlato già prima, del principio di irretroattività delle norme penali incriminatrici, quindi in base al quale la legge penale non può sanzionare fatti che siano stati commessi prima della sua entrata in vigore. E abbiamo infine il principio di tipicità e il divieto di applicazione analogica delle norme penali incriminatrici, per cui è reato solo quel fatto che il legislatore ha espressamente e tassativamente considerato come tale, con conseguente esclusione appunto dell'operatività in campo penale del procedimento analogico, che consente di desumere la regolamentazione dei casi non espressamente contemplati dalla legge, dalla disciplina dettata per casi simili o per materie analoghe, o anche per i principi generali dell'ordinamento giuridico. Questa era la nostra prima domanda quiz di diritto penale, quindi abbiamo fatto anche un ripasso degli altri sotto principi del principio di legalità, e appunto attenzione sempre alla lettura dei quiz. La cosa principale, l'attenzione da prestare nei quiz alla nostra domanda, alla domanda che ci viene posta. Perché? Perché qua infatti è quale di questi non rappresenta un sottoprincipio.
c'è un nonno. Fare attenzione perché leggere velocemente a volte mi può indurvi a scegliere poi una risposta non corretta. Se non ci sono domande, teniamo solo qualche minuto e poi andiamo avanti. Ok, non vedo domande. Andiamo avanti, specifichiamo ora, leggiamo ora la nostra domanda quiz, l'ultima nostra domanda, che è questa. Cosa sono le norme penali in bianco? Lettera A, norme derivanti dalla prassi. Lettera B, norme penali che rinviano ad altra norma di rango superiore. Lettera C, norme che devono essere interpretate in via analogica. Lettera D, norme penali che rinviano ad altra norma di rango subordinato per il completamento della descrizione della condotta incriminata. Ovviamente la risposta esatta è alla lettera D. Qui però è opportuno fare un ripasso a quella che è la riserva di legge. Facciamo ripasso a quella che è la riserva di legge, così è tutto più chiaro per quanto riguarda anche le norme penali. La riserva di legge ovviamente vincola un'espressa attribuzione legislativa la previsione dei reati e delle sanzioni penali. Quindi parliamo in questo caso del monopolio in materia penale, che è quindi riservato al potere legislativo, tramite il quale si esprime la sovranità popolare ed in cui trova ampio spazio il rapporto dialettico tra minoranze e maggioranze politiche. Il concetto di legge, espresso dall'articolo 25 della Costituzione e dall'articolo 1 del Codice Penale, comunque inteso in senso estensivo, tale da ricomprendere sia la legge in senso formale sia gli atti ad essa equiparati. Quando parliamo appunto parliamo delle norme penali in bianco, abbiamo dei dubbi interpretativi, perché norme penali in bianco sono norme riconducibili ad una specifica tecnica normativa secondo la quale appunto il contenuto del precetto è presente una disposizione diversa da quella che stabilisce la pena. Quindi in questo caso parliamo di norme penali che stabiliscono una sanzione ma rinviano ad altra norma di rango subordinato, quindi facciamo riferimento ai regolamenti, ai provvedimenti amministrativi, per fare cosa? Per completare la descrizione della condotta incriminata. Quindi in tal caso il precetto posto dalla norma penale è limitato al dovere di osservanza di un comando o di un divieto posto da altra fonte, mentre è determinata la sanzione in questo caso. L'esempio tipico della norma penale in bianco è costituito dall'articolo 650 del Codice Penale, che sanziona l'inosservanza dei provvedimenti, esempio dell'autorità, emanati per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico in settori altamente appunto specializzati e tecnici, in cui l'atto normativo non può che contenere un precetto generico su un obbligo di obbedienza che deve essere contemplato dalla normativa secondaria più idonea ad appunto integrare con dati tecnici il precetto medesimo. Ragazzi, questo era per quanto riguarda anche le norme penali in bianco. È una di quelle domande che sicuramente ve la ritroverete in qualsiasi concorso, perché quindi sapete che norme penali in bianco sono norme penali che rinviano ad altra norma, fate attenzione, di rango subordinato, non confondetevi, per il completamento della descrizione della condotta incriminata. Vi ho anche specificato dove potete incontrare queste norme penali bianco, e quindi è un argomento che lo ritrovate nella riserva di legge. Se non ci sono domande, io ho terminato oggi con la mia lezione sia di diritto civile che di diritto penale, e lascerei poi la parola a mio collega, mio bravissimo collega, che vi illustrerà appunto gli argomenti di informatica
E ci rivediamo poi settimana prossima per altre lezioni. È tutto chiaro? Per chi appunto mi sta seguendo, attendo sempre qualche minuto, così se è chiaro passo la parola, altrimenti poi vi rispondo. Teniamo qualche minuto. Ok, non vedo domande, vi lascio, buon weekend, buona serata, lascio la parola al mio... Grazie mille, grazie Michela, buonasera, lascio la parola al mio collega, il dottor De Felice, ancora buona serata, grazie per l'attenzione. Eccoci qui, come sempre, la nostra dottoressa Esposito, in maniera illustre e soprattutto perfetta, ci ha descritto due argomenti ostici. Oggi noi passiamo all'informatica, quindi non parleremo di contabilità pubblica o di logica, ma di domande che trovate in qualsiasi tipo di concorso. Infatti, diciamo sono poche, ma sono anche domande un po' cattivelle, perché poi l'informatica molti la sottovalutano come materia, ma ragazzi, informatica la trovate ovunque. Oramai informatica fa parte della nostra vita, anche avere uno smartphone è informatica, quindi non è come un tempo utilizzare il computer e così via. Qual è la materia di oggi? Allora, prima che vengano pubblicate le tracce, andiamo quindi a elencare quell'argomentazione. Oggi andremo a vedere una delle domande più importanti, cioè più papabili, che esce sempre, se sia un concorso orale, scritto, ma anche nelle domande, ossia le componenti del computer. In particolar modo, noi guarderemo la parte di hardware e software. Ragazzi, questa è la prima parte, proprio la legge aurea da sapere sull'informatica. Sì, puoi pubblicare nel frattempo. Hardware e software, se non lo sapete, non potete fare informatica. Quindi cerchiamo di eviscerare le caratteristiche. Ok, sono state pubblicate le domande e andiamo quindi ad entrarci, a scoprire insieme queste caratteristiche. Allora, prima domanda, ho detto hardware e software, quindi qual è la loro differenza? Hardware, che però potete anche trovare, si scrive hardware, cioè hard sarebbe duro, forte, ware sarebbe componente in inglese. Molti dei termini informatici sono in inglese, quindi dovete anche avere un'ottima conoscenza di questa lingua. Hardware è l'abbreviazione di acronimo, e molto spesso si trova, di HY, ossia H, H e B. H scritta piccola e W scritta grande, potete avere anche questo tipo di scrittura. E che cosa si intende? Qual è la definizione di hardware? È la parte fisica del computer. In che senso? Ciò che riusciamo a toccare con le nostre mani. Facciamo degli esempi per far capire. Un hardware è il monitor, la tastiera, il mouse, quindi sono componenti che oramai fanno parte di chi ha un computer, ma anche di componenti interni, i cosiddetti processori, le schede elettroniche, e quindi mi viene in mente la CPU, cioè CPU, che sarebbe Central Processing Unit, ossia unità centrale in italiano o processore centrale, quella che nei case è proprio la scheda madre che molti chiamano. All'interno poi ci sono anche la RAM e la ROM. Ragazzi, la RAM, è proprio la base, delle memorie interne. ROM invece è quella là delle memorie volatili e sono hardware. Quindi attenzione, anche se sono memorie estese, entrano nell'ambito dell'hardware. Quindi, che cos'è un hardware? Per farci capire meglio, la parte fisica del computer, tutte le componenti del PC, ma non solo PC, anche dei telefonini. I telefonini posseggono un hardware. E che cos'è? La scheda interna. Un tempo c'era la batteria estraibile e così via, gli elementi elettronici e meccanici di una strumentazione. Invece abbiamo i software. I software cosa sono? Sono
sono il programma, possiamo dire, ma la definizione giusta è la sequenza delle istruzioni di dati o informazioni per svolgere un determinato compito. Questo cosa significa? Che sono quella serie di numeri, perché l'informatica si basa su una serie numerica, la cosiddetta serie 0-1, codice binario, che va a dare vita, è l'anima del computer o di qualsiasi dispositivo. L'hardware è il suo cuore, mentre il software è invece l'anima. Questa è una descrizione che do io per far comprendere. E quali sono? Sono prima di tutto gli elaboratori di testi, quindi Word, o gli elaboratori di fogli elettronici, Office, sì, quindi ad esempio anche Excel o anche Access, quindi tutto ciò che fa parte del famoso pacchetto Word. Poi abbiamo i programmi che raccolgono quantità di dati, come ad esempio Access, l'abbiamo nominato, i cosiddetti programmi che portano alla navigazione di Internet, cioè come entriamo su Internet? Tramite Google Chrome, Microsoft Mozilla, o anche se per chi utilizza dispositivi non Google ma Apple, i cosiddetti Safari. Poi abbiamo i cosiddetti videogiochi. I videogiochi sono dei programmi, quindi sono dei programmi multimediali. Anche i programmi di posta elettronica, che in informatica prendono il nome di client o client email, che poi noi faremo una lezione a parte. Poi questi argomenti si approfondiscono nelle lezioni individuali a corso. Noi cerchiamo di dare quindi un'infarinatura. Un ottimo tipo di software è l'antivirus, quindi quei programmi che ti proteggono dai pericolosi virus informatici, quelli che ti eliminano le informazioni. Ed infine tutti i programmi che riguardano un processore. Abbiamo parlato di telefonini, quindi iOS nel caso di Apple, oppure Android per quanto riguarda Huawei e così via. Quindi abbiamo capito cos'è la definizione di hardware. Hardware, ragazzi, è la parte fisica, quella che riusciamo a toccare con mano, è la componente sia interna che esterna, mentre il software è l'interno, è la sua anima. Quindi, se non vi sono dubbi, lascio la domanda, delle domande a voi, vorrei passare alla seconda. Vediamo un po' se è chiaro o meno questa argomentazione. Giusto un paio di minuti, poi passiamo alla seconda domanda aperta. Ok, non vedo domande, quindi passiamo alla seconda. Attenzione, questa domanda può essere... Ok, grazie Giovanna. Periferiche. Le periferiche fanno parte del concetto di hardware, quindi della parte meccanica. Molto spesso, in maniera errata, alcuni concorsi li chiamano anche dispositivi, però il termine adatto, il termine informatico, è periferica. La periferica che cos'è? È il sistema dispositivo accessorio per immettere o ottenere informazioni. Infatti abbiamo due tipi di unità periferiche, quelle di input e quelle di output. In questo caso la domanda ci dice quali sono le periferiche di input e quelle di output in un personal computer. Personal computer sarebbero i computer non portatili, quindi quelli si chiamano laptop. Quindi ragazzi, facciamo già questa differenza, che molti la sbagliano. Personal computer è il computer con il case, con il, diciamo i famosi a cascettone, per farvi capire. Periferica input, lo dice sempre, se masticate bene l'inglese già capite che cos'è. Input viene anche detta periferica d'ingresso, interagisce, inserisce dati utenti alla memoria centrale, ossia la CPU, quella che abbiamo nominato all'inizio. Inseriscono dati all'interno del computer le periferiche d'ingresso, quelle di input. E quali sono? La tastiera, perché tu scrivi, quindi inserisci il dato della scrittura, metti la lettera A, il computer la riconosce come lettera A. Il mouse, che muovendo il cursore, che attenzione, il cursore è un software, perché è un programma esterno, mentre il mouse è la parte elettronica. Il touchpad, che cos'è il touchpad? È un simil mouse, che però sì, è quello là che trovate nei laptop, oppure è un mouse allungato con un tastino. Però non è molto usato, è più in America queste cose. Lo scanner, perché andate a scansionare un dato
il microfono, ad esempio il microfono che stiamo usando qui, registra la mia voce e la trasmette a voi, e la webcam, stessa cosa. Questo, in questo caso, sono periferiche di ingresso, perché vanno a interagire e inviare i dati. Le periferiche di output, invece, si capisce, se una è di ingresso, l'altra che cos'è, è di uscita, perché forniscono dati in uscita. Cosa vuol dire? Li vanno a ricevere e li trasmettono. L'altro li va solo a prendere, l'altro li trasmette. Quali sono? Il monitor, perché il monitor collegato alla tastiera ti riproduce la lettera che hai riprodotto. Monitor che può essere anche chiamato schermo. Attenzione, molto spesso la fanno questa domanda al trabocchetto, quindi cercate di coniugare monitor a schermo. La stampante, perché se lo scanner, io vado a usare questo foglio con le domande e la vado a scansionare nel mio PC, ma lo voglio stampare, quindi lo voglio ricevere, utilizzo la stampante, è la sua controparte. I diffusori dell'audio, per farvi capire, sono le cosiddette autoparlanti, quelli là che un tempo si utilizzavano, oramai sono integrati già nel monitor. E le cuffie, ragazzi, dovete sapere che sono output, sia wireless che no, quindi quelle che si collegano a un filo o tramite dispositivi wireless. Non ci addentriamo poi con le schede memoria, perché quello è un altro discorso che però si fa a lezione. Però vi dico solamente che le cosiddette schede SD sono sia di ingresso che di uscita, però non rientra nelle domande. Quindi input vanno a inviare i dati, output le forniscono. Questa è la differenza e quindi la loro caratteristica. Avete domande riguardo questo elemento? Così passiamo alle domande a quiz, quindi a quella scelta multipla. Diamo giusto un po' di tempo. Poi si sa, questi argomenti li andiamo a affrontare nei vari corsi privati e così via. Noi diamo solo un'infarinatura, un po' una cosa di definizione. Ok, io non vedo domande, quindi possiamo passare ai quiz. Se mi avete ascoltato, potete subito anche già risolverli. Però non vi preoccupate, li possiamo risolvere insieme. Domande che poi molto spesso escono, cambiano molto spesso la parola. E come mi ricordava la dottoressa Esposito, state attenti anche quando leggete la domanda in sé, perché alcune volte è la domanda, se la interpretate in maniera sbagliata o meno, a portare l'esito, anche se siete preparati. Vediamola insieme. Prima domanda. Quale delle seguenti affermazioni è vera? Quindi dobbiamo vedere qual è giusta. Il monitor è una periferica di input. Il monitor non è una periferica. Questa è già sbagliata, ragazzi, ve lo dico già. Non esiste alcun modo di non periferica. Ve l'ho detto, le non periferiche sono gli strumenti, gli software. Quindi già la scudiamo a priori. Il monitor è una periferica di output, quindi la controparte. Il monitor è un sistema operativo. Già questa è anche sbagliata, perché i sistemi operativi, come abbiamo detto, sono dei programmi, fanno parte dei software. Sono iOS, Android, Fruit Loop e così via. Per quanto riguarda invece i computer, abbiamo Windows e Apple, ma non ci interessa, non è argomento loro. Quindi, cos'è? È un input o un output? Diciamo che è un hardware, quindi rientra nelle periferiche, ma va a trasmettere i dati, quindi li va non a ricevere. E quindi, di conseguenza, il monitor, abbiamo detto, o schermo, è una periferica di uscita, quindi sarà output. Però se già mi avete sentito all'inizio, potevate rispondere facilmente. Ok, diamo giusto un po' di tempo se ci sono delle domande, dei dubbi su questa domanda, se no passiamo all'ultima e conclusiva, che è sempre una domanda di riepilogo. Ok, io non vedo domande, quindi passiamo alla parte finale, all'ultima domanda aperta. Quale tra questi è un componente dell'hardware? Attenzione, abbiamo detto hardware, parte meccanica, quindi ci soffermiamo sempre su questo, sempre periferica. Microsoft Word, il client di posta elettronica. Client può essere Gmail, Alice, Team Web, anche Aruba, quindi le cosiddette PEC rientrano in questo ambito, però non ci interessa. Sistema operativo di Windows o scheda madre? Allora, io ho accennato in maniera celata una di queste opzioni. Allora,
Il Microsoft Word è un programma di scrittura, quindi essendo programma e software, eliminiamo. Stessa cosa per il client. Abbiamo detto quindi che la risposta esatta è la D, scheda madre. Perché vi ho detto che è celata? Perché abbiamo parlato di ROM e RAM. La RAM, essendo la memoria principale, diciamo la scheda di processore, rappresenta parte della scheda madre. E abbiamo detto che la RAM rientra nell'ambito degli hardware. Quindi scheda madre, collegata a quest'ultima, sarà un componente dell'hardware. Quindi cercate di fare anche questi collegamenti mentali, sempre queste concezioni di memoria. E la risposta esatta è la D, scheda madre. Ok, abbiamo terminato. Se avete domande su hardware e software, possiamo cercare di risolvere questi dubbi, se no possiamo concludere. Ve l'ho cercato proprio anche di darvi la definizione operativa da scrivere, da dare in qualunque, ma anche di farla spiegare, perché l'informatica deve essere anche conosciuta, spiegata in termini applicativi. Ok, io non vedo alcuna domanda, quindi io, come la dottoressa Esposito, vi do i miei sinceri saluti, buon weekend, se state a casa o meno, e ci vediamo al prossimo appuntamento. Va benissimo, io non vedo domande, quindi ci aggiorniamo a sabato prossimo, che questa volta io porterò due argomenti, un argomento di contabilità pubblica e logica. Va bene, ci vediamo. E mentre la dottoressa Esposita porterà civile, come mi dice lei. Va benissimo, allora ci aggiorniamo a sabato prossimo. Arrivederci.